e come ci siamo lasciati con il prefetto. Oltre alla storia che abbiamo ripercorso delle assemblee, di quello che insieme abbiamo fatto, noi insieme alle istituzioni e al governo, abbiamo detto al prefetto, consegnandogli una scheda, che sono tutti i documenti che abbiamo prodotto, che sono i punti che nell'assemblea abbiamo sostenuto: unitarietà del sito, internazionalizzazione del sito e compreso lo slogan che finché non ci sarà chiarezza sul futuro, per quello che ci riguarda non si tocca nemmeno un bullone. Abbiamo oggi
misurato le nostre intenzioni con quelle del prefetto, quale rappresentante dello Stato, il quale ha condiviso insieme a noi la strategicità del sito Ternano e la sua unitarietà, valore non solo per Terni ma per l'intera comunità umbra e per l'Italia, in quanto Terni è l'unico centro industriale dove si producono gli acciai speciali, materiale di grande qualità e di grande pregio per l'economia italiana. Quindi questo è un risultato. Ora dovremo proseguire con una operazione diplomatica e offensiva che faccia della protesta la proposta e che permetta a Terni di salvaguardare questo suo patrimonio industriale.